Voci all'esperto, un programma realizzato in collaborazione con Gioielleria Consumi a Ponte a Poppi. Cari amici telespettatori, mi compete l'obbligo di darvi il benvenuto, ma anche il bentornato all'interno degli studi televisivi del canale 190 per la nostra ottava puntata della rubrica di approfondimento settimanale che porta il nome di Voce all'esperto, come avete oramai imparato a conoscere da diverse settimane a questa parte, 8 per la precisione, stiamo dando voce settimana dopo settimana a vari esperti che con i loro preziosissimi consigli cercheranno di dare una risposta semplice, immediata, chiara, esauriente alle tante domande che possiamo porci a riguardo della nostra vita, della nostra salute, del nostro benessere psicofisico. E a proposito di benessere, questa settimana, visto che la bella stagione sta arrivando e visto che comunque sia noi abbiamo a disposizione una istruttrice di fitness che oltre ad essere bellissima ci elargirà i suoi preziosissimi consigli per rimetterci un po' in forma, e quindi questa settimana diamo spazio al fitness, al benessere, argomenti leggeri o come dissero alcuni cantanti durante il Sanremo di quest'anno, leggerissima oserei dire, quindi un momento un po' più goliardico, se così vogliamo chiamarlo, con la nostra istruttrice di fitness direttamente da Faenza, a cui io do il benvenuto, Chiara Gondoni. Bentornata, benvenuta, ben ritrovata e grazie di essere dei nostri qui nella nostra rubrica di approfondimento. Ciao Dani, grazie mille a te per l'opportunità di nuovo. Come vedi oggi? È sempre un piacere ritrovare, insomma, qualcuno che ci fa stare bene in qualche maniera. Quindi istruttrice di fitness, un volto che comunque sia, diciamo, non è nuovo. Ai telespettatori più attenti noterà, c'è qualche somiglianza? No, assolutamente no. Con Diletta Leotta, dimmi che volevi dire quello, no? Sì, assolutamente. La Diletta Leotta del fitness. Allora, iniziamo subito a porre domande. Compete l'obbligo televisivo di dover dare del lei, comunque sia, nonostante la giovanissima età, non me ne voglia, carissima istruttrice, ma è giusto avere un minimo di professionalità anche in questa rubrica, anche se oggi, come si può notare anche dal mio abbigliamento, siamo un po' più easy, un po' più leggeri, dopo tanti argomenti abbastanza tosti affrontati durante queste settimane, affrontiamo argomenti un po' più leggeri. Quindi iniziamo a capire come possiamo tornare a stare bene anche fisicamente, iniziando da qualche esercizio magari o qualcosa che ci può, perché io la vedo in un giardino meraviglioso con dietro delle attrezzature fantastiche da palestra, si è ricreata il giardino dentro la palestra dentro casa fondamentalmente. Sì, diciamo fondamentalmente di sì. Qui con me ho diverse cosine, vabbè.
tipo gli elastici, diciamo che sono proprio la base per chi si approccia un pochettino al fitness. Il foam roller, di cui parlerò prima, è una cosina molto interessante. Viene usata spesso anche un po' in riabilitazione e quant'altro. Il cuscino per i lombari, per fare i sit-up, che dopo magari andiamo a vedere che cosa sono. Poi vabbè, il tappetino da yoga classico, giusto per stendersi nell'erba. Un paio di manubri, una kettlebell, il bilanciere. Diciamo che tra tutti quelli che preferisco di più a livello di strumento è la kettlebell, perché permette di fare più esercizi. Anche il bilanciere lo adoro, ma è già un attimino a volte più complesso da usare, perché all'inizio. E poi ho semplicemente un disco con cui si possono fare, insomma, altri esercizi, diciamo, più semplici. E poi dopo ho anche altre cose, le cavigliere, eccetera. Bene, allora iniziamo a vedere qualche esercizio per chiaramente quelli che possono fare anche le persone che ci stanno seguendo in questo momento da casa, nel senso chiaramente affronteremo anche qualche domanda, però diamo un taglio un po' diverso, visto che abbiamo un'esperta di fitness che ci può mostrare addirittura degli esercizi. Proviamo a dare un taglio diverso, completamente diverso dal solito, e ci inizi a mostrare qualche bel esercizio che possiamo fare anche tutti noi senza complicazioni e senza avere problemi in seguito, ecco, quindi sempre che siano fattibili per tutti. Ok, allora parto con proprio una cosina basic. Innanzitutto faccio una premessa per approcciarsi al fitness è importantissimo fare la parte dell'addome, non tanto per tentare, diciamo così, di dimagrire post feste, post lockdown, post quello che è, quanto per andare a rinforzare, diciamo, quello che è il nostro core, ovvero sia il corsetto addominale, che è composto anche dai muscoli lombari dietro, gli obliqui e il retto dell'addome, e serve per tenerci in piedi. Se noi non avessimo tutta questa parte costituita in basso dal diaframma qua attorno, noi non riusciremo a stare in piedi, non riusciremo a fare niente. È importante andare a migliorare per riuscire a sopportare bene tutti gli altri, anche sessioni lunghe di fitness che possono essere fatte in diverso modo, quindi sia funzionale, sia magari approccio più simile al CrossFit, arrivando anche alla sala pesi. Parto semplicemente con un plank. Mi dici se... Vediamo benissimo e ascoltiamo anche, ed è un bel vedere, mi permetta di dirlo. Sì, insomma, diciamo che il lockdown non ha aiutato tantissimo, però vabbè, in qualche modo si serranza. Gomito, spalla, alla stessa, devono essere perpendicolari, mani quasi unite. Ci si mette sulle punte dei piedi, si tira il più possibile l'addome verso l'ombelico all'interno, non bisogna stare con il sedere troppo in alto, cercare di mantenersi in tensione. Lo sguardo, diciamo, è quasi avanti, e questo è uno degli esercizi che contano di più in assoluto. Molti lo odiano perché devi stare qui fondamentalmente. Puoi stare qui un minuto, due minuti, già se partiamo con 30 secondi è già qualcosina. Bene, da qui bene, poi, io questo qui lo utilizzo, lo possono utilizzare tutti, anche chi ha problemi alla schiena, eccetera. In generale mi piace molto da utilizzare in versione plank dinamico, quindi con l'estensione degli avambracci, in maniera da andare un pochino a scaldare anche la parte alta del corpo e non solamente l'addome, le gambe, tutto il resto. Praticamente da questa posizione stendo le braccia e ritorno. Vorrei farli anch'io, ma lo studio televisivo non mi permette ciò, però
È bello vederglielo fare, ecco, in qualche maniera. E credo che anche i telespettatori da casa apprezzeranno. Da qui puoi fare le variazioni che vuoi, quindi magari ti puoi toccare le spalle, puoi scendere giù, puoi andare a toccare, sollevare le gambe alternativamente. Hai una quantità più o meno infinita di esercizi e se riesci a mantenere la linea, diciamo, non portare troppo in su il sedere o comunque a mantenere sempre l'addome tirato, veramente non hai nessun tipo di problema per questo esercizio qui. Quindi diciamo che per chi è all'inizio, ma in linea generale, consiglio sempre di farli. Poi forse sono un po' noiosini, cioè nel senso, se lo vari abbastanza ti passa, certo, se no certo. In linea generale ti metti magari su il cronometro e poi tutte le volte cerchi di fare 10-20 secondi in più. Però quando vedi che hai lì il cronometro sei più sul pezzo, ne hai più voglia. Quindi questo è un esercizio base che tutti, a meno che non siate, diciamo, troppo avanti con l'età o troppo giovani, mettiamola così, ma diciamo per la stragrande maggioranza delle persone può andar bene. Non ha rischi, diciamo, che chiaramente chi, come lei, è esperta di benessere e di fitness può dare dei consigli a tutte le persone, perché chiaramente ognuno di noi è fatto in maniera completamente diversa dall'altro, ma questo è un esercizio generico che più o meno tutti possono fare senza controindicazioni, giusto? Sì, l'importante è mantenere, come ti ho detto, la perpendicolarità, l'addome tirato in maniera che con la schiena non vai a notare questo addome, e poi può esserci anche la versione semplice per quelli un po', diciamo, meno addetti ai lavori, in cui vai a portare le ginocchia. Perfetto, ottimo. Quindi da questi qui, ruoti, per esempio. Quindi, amici a casa, questi sono esercizi che potete tranquillamente ripetere. Ecco, quindi io sono curioso però, perché in apertura di puntata ci ha mostrato tantissimi strumenti, gli famosissimi oggetti del mestiere. Ecco, sarei curioso di andare a vedere qualcos'altro prima di magari staccare un attimo da qualche esercizio e fare qualche domanda teorica magari arrivata dai nostri telespettatori. Ok, allora ti faccio scegliere a te, vuoi scegliere te? Mi incuriosiva quella sorta di dosso, c'era una sorta di cunetta di gomma, credo che sia, comunque sia di un materiale plastico. Mi incuriosiva. Ecco esattamente, allora, esattamente quello. Il cuscino per i lombari. Io l'ho scoperto qualche anno fa, così, quando ero andato a provare a fare CrossFit, in cui praticamente viene utilizzato prevalentemente per i sit-up. I sit-up sono un esercizio appunto per gli addominali, diciamo, in cui vieni su completamente, cioè da terra devi venire su completamente. Le gambe possono stare come negli addominali classici, così un po' larghe, e te vieni su. Ok. Puoi le gambe mettere a farfalla, per esempio, come se fosse flessita, vieni su e tu tocchi fuori l'aria quando vieni su. Semplicemente il cuscino ha la funzione, è fatto qui, cioè, è proprio un dosso, diciamo, in cui c'è una parte leggermente più lunga. Sì. La parte leggermente più lunga va verso la fine della schiena e semplicemente viene usato per isolare i lombari e quindi per concentrare di più lo sforzo sull'addome. Riesci a farne un pochino di più e ad affaticare meno la schiena. Certo. E a sentire un po', diciamo, di più. Io in realtà lo uso anche a livello di comodità, girandolo, se devo fare i lanci inversi invece che mettermi le mani sotto il sedere.
perché noi donne siamo un po', abbiamo un pochettino più di, diciamo, fondoschiena rispetto agli uomini, diverse donne, insomma, non tutte però. Per chi ce l'ha, spesso fanno vedere, no? Che mettono le mani sulla schiena in maniera da riuscire sempre a compensare un pochettino i lombari. Io uso questa stessa identica cosa, senza andare a poggiare da altre parti che non sia sul sedere, laggiù mi sistemo e mi risparmio di stare lì a schiacciarmi le mani. Fondamentalmente io lo uso, l'ho comprato questo perché faccio. E dà per me, diciamo, dei circuiti che si chiamano, per esempio, EMOM, gli AMRAP, tutte robe da fare in 30 minuti, in cui fondamentalmente devi morire malissimo. In mezzo ti butto sempre dei gran sit-up che sono sempre validi, e Sì, sì, ne sì, sì. faccio con questo, e capito, vorrei dire ne faccio di più, però mi trovo, diciamo, meglio senza andare a sforzare esageratamente. Assolutamente, assolutamente. E visto che senza andare a battere sempre sullo stesso punto, appunto, degli esercizi e quindi affidarsi sempre a chi di più esperto di noi ne sa, soprattutto per quanto riguarda il nostro benessere fisico, perché mi confermerà questa cosa, è sì bello magari potersi allenare, poter correre, potersi muovere, però bisogna farlo nel giusto modo. Quindi ci tengo sempre, soprattutto in questa puntata, a ribadire questo concetto che credo sia fondamentale. E a proposito di questo, per staccare un attimo da esercizi, diciamo fisici, ma poi ci ha mostrato tanti altri strumenti del mestiere, quindi magari qualcos'altro glielo chiederemo. Una domanda che sorge spontanea, visto il periodo che abbiamo tutti un po' vissuto e che per ancora qualche tempo continueremo purtroppo a vivere. C'è stato un exploit di allenamenti fai da te. Quanto sono rischiosi, quanto sono dannosi o quanto possano effettivamente apportare benefici in un momento in cui magari in tempi remoti o in tempi passati siamo stati obbligati a stare chiusi dentro le nostre abitazioni. Ok, allora faccio una premessa. Piuttosto che niente, è meglio far qualcosa. In Romagna diciamo piuttosto che niente, le mai piuttosto. Però se hai dolori o comunque problematiche che alcune cose non ti permette, cioè sarebbe meglio che tu non facessi, per esempio hai una, due ernie al disco, che sono tantissime persone che ce l'hanno. Evita magari di fare dei salti con dei pesi o cose del genere. Io consiglierei di mio, le cose o i tutorial online vanno benissimo, però se sei una persona che sta fondamentalmente bene, che non hai dolori, soprattutto dal punto di vista osseo, così importanti da dire, guarda, devo starci attentissimo. Quando inizi ad avere tante cose che magari ti possono, sai, che ti sono state sconsigliate o che sai che ti potrebbero comunque danneggiare. Ehi, importantissimo fare il riscaldamento anche quando sei a casa, soprattutto per la parte alta. Io uso semplicemente sempre questo elastico qui, quindi per esempio per i tricipiti lo vado a portare dietro la schiena e tiro. Questo aiuta tanto invece di iniziare da subito a fare per esempio dei push-up, che puoi andare a rischio di per esempio inchiodarti il tricipite e anche i tendini che ci sono a fianco, eccetera. Io per esempio allenavo diciamo delle signore che facevano le commesse, fanno tuttora le commesse, e siccome tutto il giorno fanno questo movimento, avevano diciamo l'epicondilite, e quindi se con quel problema lì ti metti a fare degli esercizi, Che per chi non è proprio del settore sarebbe. è un'infiammazione ai tendini, diciamo, attorno al gomito, che arriva fino al polso. Ok, Non quindi cosa c'entra niente col succede? gomito del tennista, no, è tutta un'altra cosa, no. Più o meno è simile in realtà, non cambia tantissimo. Però diciamo che è proprio un problema quando vai ad estendere il gomito, che ti manda delle fitte allucinanti. Lo dico perché a me è successo
che quando non mi allenavo, non facevo comunque in generale chissà che, ma ho l'hobby del body painting. Dopo una gara, diciamo, piuttosto lunga in cui ho disegnato per 6 ore, mi lancia dei. Il problema è che sono recidive, capito? Cioè, queste ercosine qui che ti vengono, questa infiammazione, se non tieni un attimino allenato il tricipite, eccetera, il minimo di coppe che fai diventa una recidiva. Quindi io ho trovato come metodi di o scaldarmi bene da per me, oppure in casi estremi metto anche, adesso vendono degli oli, diciamo, riscaldanti, delle cose così, non bisogna esagerare perché sono cose che magari se uno le mette troppo spesso fanno anche sensibilizzazione. Assolutamente, assolutamente. Per cui se trovi qualcuno che riesce a seguirti anche a distanza e sai che, e sa quali sono i tuoi, diciamo, che ti puoi fare almeno una programmazione. La programmazione normalmente non costa tanto, se sai già un attimino come muoverti, almeno eviti di fare esercizi a caso. Poi se te lo puoi permettere, ti prendi proprio un coach online, perché purtroppo, come sappiamo, nel periodo del lockdown, palestre chiuse, a casa delle persone, non dipende dalla zona e quant'altro, però non ci puoi, linea di massima non ci puoi andare, per cui Certo. Beh, fai un po' come puoi. speriamo di tornare presto a fare il classico abbonamento in palestra e magari usufruire soltanto della prima lezione e poi non andare in palestra, diciamo, per altre motivazioni, in primis la voglia piuttosto che per restrizioni obbligate. Ma a proposito di esercizi fai da te. C'è arrivata una domanda da una nostra telespettatrice che si chiama Deborah, appunto parlava delle cassiere del supermercato. Adesso non credo che la nostra telespettatrice faccia la cassiera in un supermercato, però dice e ci chiede, visto che in questa edizione abbiamo dato ampio spazio alle domande dei telespettatori da casa, che ci chiede: lavoro tutti i giorni seduta ad una scrivania. Ci sono degli esercizi che potrei fare durante le pause, magari per stare meglio, magari per staccare un attimo, immagino, dallo schermo di un computer e quant'altro. Non so se è possibile mostrare qualche cosa per la nostra telespettatrice. Allora, diciamo che questo qui è uno dei problemi fondamentali che una persona ha quando, cioè in generale in palestra abbiamo tantissime persone che purtroppo hanno le spalle curve, quindi da qui vai a indolenzire, diciamo, tutta la parte superiore della schiena, trapezio e quant'altro. Quello che normalmente si consiglia di fare è innanzitutto una pausa ogni, non so, una persona normalmente dipende dai casi, però di solito ogni 20 minuti oppure nei casi un pochino, diciamo, più in cui c'è da lavorare di più ogni ora. Allora, anche semplicemente cercare di andare a fare dei bei respiri e aprendo le spalle. La cosa migliore sarebbe farlo anche contro un muro, in maniera da far aderire le scapole il più possibile al muro, e fare poi dopo anche solamente degli classici allungamenti. Qualsiasi cosa che comunque riesca a tenerti le spalle aperte. Una cosa molto importante, che lo puoi fare invece anche da seduto, anche se non sei in pausa, sarebbe fare gli esercizi per la cervicale, di cui diciamo il trick non è come classica scuola che muovi clic clic clac così un pochino a caso, ma quel ambarabanci cico co che ti facevano fare a scuola lo fai, ma con la rientranza, diciamo, del mento, cioè riporti il mento all'indietro in maniera da attivare i muscoli che sono dietro al collo, e da qui in maniera controllata fai i tuoi movimenti. In Ottimo. linea generale, durante la pausa di stretching vario, eccetera, l'importante è aprire sempre le spalle, ne puoi fare diverso. La cosa però migliore sarebbe riuscire a ritagliarsi 10 minuti prima la mattina e riuscire a farlo la mattina quando ti svegli, anche solamente con un elastico da qui indietro, che ti apri le spalle. Poi vai a fare un po' di esercizi per la parte alta. Da qui anche estendi.
Poi se attacchi l'elastico da qualche parte, diciamo in una gamba di un tavolino, se il tavolino può essere via. Comunque in generale, vabbè, facciamo finta che qui abbia un tubo, qualsiasi cosa. L'elastico va così di traverso e tu devi tirare indietro con entrambe le braccia. Porti fuori l'aria, quindi prendo l'aria, butto fuori l'aria, prendo l'aria, butto fuori l'aria. In maniera da mandare un attimino, da compensare il tempo un attimino che passa la scrivania. E una cosa interessante sarebbe innanzitutto, vabbè, la postura e quant'altro, la sedia, eccetera, eccetera, che deve mantenere le curve, deve mantenerti dritto e quant'altro. Anche dove hai appoggiato le mani, cercare di appoggiare dagli avambracci in su. E se uno ne avesse la possibilità, perché sappiamo benissimo che non in tutti gli uffici o quei posti lì, comunque poi cioè, ti danno la sedia magari super omologata, o magari non ti trovi, o magari sei piccolina, non ci arrivi ad appoggiarti giù bene con le gambe, allora vai a compensare e quant'altro. Una cosa che ho visto fare, arrivo, un secondo che vado a prenderla. Ok, perfetto. Attendiamo impazienti che ci possa mostrare questo esercizio, soprattutto credo. No, Ecco qua. è una cosa che si può comprare, che è la Fitball, magari un po' più grande di questa, perché questa è proprio, se te lo permettono al lavoro, te devi stare in equilibrio qui sopra, quindi se vai molto in avanti, a destra, eccetera, capitomboli, e quindi così riesci a stare un attimino più dritto. Non è così, è un po' più grande, questa è proprio mini mini, però presente, quelle che si usano normalmente per Sì. molti esercizi di Pilates. Ho visto che comunque funziona, nel senso questa è un po' bassa perché vedi le mie ginocchia sono più alte rispetto, se trovi un po' più gonfio, più alto, te dopo devi stare così, ma devi stare dritto per forza, un po' Certo. abbastanza dritto, se no capitomboli. Andremo tutti sicuramente a comprarci una palla sia come oggetto di arredamento, ma anche come seduta per star meglio anche in salute. E poi, tra l'altro, fa pandanna con il mio cravattino Il quest'oggi. cravattino, però vedi, ti puoi stirare, dopo puoi fare le cose. Anche chi lavora in smart working non è mica una cattiva idea. Poi ogni tanto ti alzi, da lì fai degli esercizi. Costa tipo 20 euro, a dir tanto, quindi. Sì, assolutamente. Quindi è un acquisto che credo ognuno di noi possa in qualche maniera permettersi e che magari potrebbe andare a vantaggio della nostra salute e del nostro benessere fisico specialmente. Io rimarrei le ore a parlare, a vedere questi esercizi, soprattutto perché fatti da una istruttrice di fitness, scusate, sto mangiandomi anche le parole, molto elegante, se così vogliamo dire, come lei, è bello sempre ritrovarla. Vedi, non puoi neanche accavallare, perché accavallare le gambe farebbe un po' male, diciamo, e se le accavalli cadi. Quindi vedi com'è funzionale la cosa. È stata, direi, un momento goliardico. Sicuramente abbiamo visto e abbiamo capito qualcosa in più sul benessere fisico, su alcuni esercizi da poter fare con qualche consiglio, risposto a qualche domanda che è un po' quello che noi ogni settimana ci prefiggiamo come obiettivo principale. Quindi questo è anche un po' merito di Chiara Gondoni, la nostra istruttrice di fitness molto, molto simpatica. E devo dire, ringrazio infinitamente per aver accolto nuovamente il mio invito perché porta una ventata di freschezza, di giovialità e soprattutto di divertimento che comunque sia anche in una rubrica di approfondimento che come questa, per questa edizione ormai sta volgendo al termine, direi che serviva dopo aver parlato di tanti argomenti abbastanza strong, dovevamo affrontare anche un argomento un po' più leggero, quindi grazie per essere stata con noi. Grazie mille a te, grazie mille a voi per l'opportunità. E dai, ci si ribecca più avanti.
Ci vedremo al mare, ci vedremo al mare, in spiaggia o in qualche palestra. Dai, speriamo veramente. Io quindi ringrazio ancora la nostra istruttrice di fitness Chiara Gondoni da Faenza per tutti i consigli e soprattutto per gli esercizi che ci ha gentilmente mostrato in questa meravigliosa location all'aperto, e ringrazio tutti gli ospiti che sono passati da questa rubrica di approfondimento, e quindi non mi resta altro che salutarvi, che ringraziare tutti voi telespettatori che copiosamente e assiduamente ci avete seguito durante queste 8 settimane, darvi l'appuntamento sicuramente forse alla prossima stagione, e chissà insomma dove altro ci rivedremo, in quali modi e in quali condizioni. Sicuramente speriamo di affrontare periodi sempre più belli e che siano allegri e gioviali e spensierati come questa puntata di Voce all'Esperto, dove ci siamo anche un po' divertiti e forse era necessario farlo. Vi auguro tutto il meglio possibile, vi abbraccio virtualmente da questa telecamera nell'attesa di poterlo fare personalmente prima o poi, e un buon proseguimento con tutte le nostre trasmissioni e i nostri programmi. Grazie a tutti voi per averci seguito. All'Esperto, un programma realizzato in collaborazione con Gioielleria Consumi a Ponte a Poppi.